2010, come dicevo, è stato un anno di ripresa. Parliamo di un più 7%, quindi vuol dire 49 miliardi di fatturato per quanto riguarda il comparto industria, tessile e abbigliamento. È un buon segnale, che però frena con l'avvio del 2011, frena in modo strano perché i primi mesi del 2011 addirittura hanno un'inerzia positiva, i fatturati sono, hanno continuato a crescere, ma c'è stato questo forte effetto delle materie prime che sono aumentate, le fibre, cotone, la seta, la lana, e questi forti aumenti hanno creato una forte viscosità all'interno della filiera nel cercare di passare verso il basso, verso valle, gli aumenti. Abbiamo bisogno di soluzioni innanzitutto che siano coerenti e soluzioni che siano sostenibili. E indubbiamente il tessile abbigliamento può continuare a far parte di questo puzzle di soluzioni coerenti e sostenibili. Perché? Perché comunque rappresenta ancora l'8,8% del PIL manifatturiero, comunque rappresenta ancora il 10,5% dell'occupazione manifatturiera e comunque anche in anni difficili come il 2009 e il 2010 ha esportato molto di più di quanto ha importato. Parliamo di circa 6,3 miliardi di euro. Cosa significa? Che noi aiutiamo a pagare anche il nostro deficit energetico. C'è un altro aspetto che noi oggi abbiamo sottolineato. Questo è un settore che è un anticipatore nei confronti di altri per quanto riguarda la presenza femminile. Ovviamente è qualcosa che appartiene alla nostra tradizione, ci sono dei motivi anche tecnologici, commerciali, il fatto che noi produciamo e vendiamo prodotti destinati alla donna, ma economicamente c'è un aspetto molto importante. Qual è? È il fatto che noi abbiamo la possibilità di aiutare molte famiglie ad avere un doppio reddito. Lavora l'uomo, il marito, e lavora anche la donna, magari nel tessile abbigliamento piuttosto che nel negozio, a tutti i livelli. Il doppio reddito familiare è un elemento di stabilità, un elemento di sicurezza, è un elemento che aiuta a non far diminuire i consumi. Quindi noi veramente possiamo essere considerati all'interno di un volano di sviluppo. Però se vogliamo fare la nostra parte, e noi vogliamo fare la nostra parte, dobbiamo anche capire le sinergie anche tra pubblico e privato. Dobbiamo pretendere un'energia che costi meno dal punto di vista fiscale, perché va bene come si muove il petrolio non lo possiamo determinare o condizionare, ma come possiamo pagare poi le accise piuttosto che l'IVA, questo si può discutere, e qui si tratta di recepire correttamente una direttiva comunitaria che purtroppo nel 2003 è una direttiva del 2003 che non è stata recepita in maniera corretta. Dobbiamo fare sistema di più e meglio col turismo, perché se vogliamo portare in giro per il mondo il Made in Italy, dobbiamo pretendere di portare il mondo in Italia, perché se abbiamo più turisti abbiamo più consumatori non residenti e abbiamo tra l'altro più ambasciatori del Made in Italy nel mondo, perché un turista che viene in Italia e lascia l'Italia soddisfatto per quello che ha visto e per quello che magari ha comprato e consumato, è un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Dobbiamo poi puntare sull'export, perché abbiamo visto proprio in questi anni che le aziende che esportano sono le aziende che crescono e che fanno crescere poi i loro fornitori che magari non esportano. Esportare di più significa pretendere una collaborazione qui forte, pubblico-privato, per il sostegno alla promozione, all'internazionalizzazione, bisogna far funzionare meglio l'ICE, bisogna usare di più l'ICE, perché l'ICE ha comunque dei validi funzionari in giro per il mondo, e dobbiamo anche fare sistema noi per esportare. Non dimentico che il sistema Moda Italia a un certo punto ha fatto il passo. Per esempio di aprire in Cina un proprio ufficio, perché per aiutare le tante imprese italiane, non necessariamente le grandi che in Cina ci sono già, ma quelle medie, quelle piccole, che possono entrare in un grande mercato come quello cinese soltanto se accompagnate, se aiutate in un'ottica di sistema, magari insieme anche con le banche e insieme con altri colleghi.